È un'astrazione perché il paesaggio è in realtà un luogo interiore e per quello che mi riguarda io entro in conflitto con il paesaggio, in particolare se mi trovo di fronte a una montagna mi sento a disagio, mi verrebbe voglia di toglierla, forse perché vengo dalle pianure e nelle pianure così come di fronte al mare mi perdo, cioè ho bisogno di spazi che non creino barriere, che non creino un ostacolo alla visione, forse perché dove non c'è nulla, proprio lì dove sembra che l'orizzonte si perda, lì comincio ad avere delle visioni e credo che l'unico modo per vivere sia avere delle visioni.